Apriamo con i titoli. Importante riunione in municipio a Squillace per l'esame della situazione della frana di Sportà Castellesi. La giunta squillacese dispone numerosi interventi nel settore dei lavori pubblici, primo fra tutti la sistemazione di località Perroncino. Iniziata la demolizione delle casupole nella piazza adiacente il Castello Normanno. In chiusura le notizie regionali. Una valutazione congiunta per i provvedimenti urgenti da adottare per fronteggiare la grave situazione del movimento franoso che ha causato l'interruzione del traffico sulla provinciale 162/2 al chilometro 25 nel territorio di Squillace si è svolta in municipio, convocata dal sindaco Rodio. Il sindaco ha reso noto di avere interessato del problema anche la commissione Grandi Rischi, composta da rappresentanti della regione, dell'Università della Calabria e del CNR. Il geologo di fiducia del comune, Domenico Albanese, ha illustrato tecnicamente la situazione. La zona Castellesi Sportà, dove si è verificato il grave movimento franoso con l'interruzione dell'arteria provinciale di una strada comunale, è votata al dissesto idrogeologico in quanto il terreno è costituito da argilla. Preoccupazione è stata espressa dagli amministratori locali presenti alla riunione. Secondo il responsabile del settore tecnico della provincia di Catanzaro, Floriano Siniscalco, per ripristinare la viabilità sulla provinciale 162/2 occorrono almeno 2 mesi. Al termine si è deciso di attuare un'azione comune e concordata dai centri coinvolti, Squillace, Amaroni, Borgia, Girifalco, Palermiti, Valle Fiorita, i cui abitanti attualmente per raggiungere la statale 106 Ionica devono utilizzare la provinciale Madonna del Ponte, che non è adeguata a sopportare un traffico veicolare così massiccio. Sulla questione si è ora attivato anche il capogruppo della provincia del PD, Enzo Bruno, il quale ha incontrato la presidente dell'amministrazione provinciale Wanda Ferro, con la quale ha fatto il punto della situazione in cui versano i comuni e le popolazioni isolate, presenti i tecnici della provincia. La preoccupazione dei cittadini e del capogruppo del PD Bruno è rivolta alla imminente stagione estiva, quando per i precari percorsi alternativi alla provinciale sarà impossibile sopportare l'aumento esponenziale del traffico veicolare. La giunta comunale di Squillace, dopo aver preso atto del consistente finanziamento di 1,5 milioni di euro disposto dalla Regione Calabria, ha impartito le necessarie direttive agli uffici dipendenti perché si predispongano tempestivamente gli atti necessari, d'intesa con l'Università della Calabria e Facoltà Difesa del Suolo, per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza di alcune zone del centro storico che manifestano, secondo le risultanze geologiche, le priorità individuate dalle autorità preposte, quindi località Perroncino, Alessi Villa, Maricello e altre. La giunta inoltre, grazie ad un finanziamento di 600.000 euro, ha disposto il completamento del municipio, il raccordo viario col tunnel tra via Damiano Assanti e la nuova scuola media, la sistemazione dell'edificio e dell'area circostante il centro servizi, e ha disposto, attivando appropriate risorse, altri interventi, tra cui la messa in sicurezza di alcune strade comunali sconnesse sia nel centro storico che nella frazione Lido, e l'appalto della sistemazione delle aree circostanti la scuola materna di Squillace Lido. Altri interventi sono in corso nel settore lavori pubblici, come il completamento della piscina del centro sportivo polifunzionale, il campo sportivo, la bonifica della foce del fiume Alessi, il cavalcavia. Prossima la sistemazione della zona di Porta Giudaica. Il 24 marzo è cominciata la demolizione della prima casupola in piazza Castello, che al lavoro completato diventerà più vasta, con la possibilità quindi per i visitatori di godere della vista del castello in maniera più completa. L'intervento rientra nel progetto denominato Recupero delle aree di pertinenza del castello, che fa parte del PIS Oreste, per la realizzazione di una rete di centri storici d'eccellenza finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione dell'offerta turistico-culturale a livello regionale. 12 i comuni calabresi attualmente del PIS, che hanno dimostrato la capacità di lavorare insieme attraverso le loro affinità nelle politiche di sviluppo del territorio. L'itinerario che li unisce costituisce una sorta di viaggio ideale attraverso tutti i momenti più significativi che hanno segnato la storia della regione. In questo discorso si inserisce Squillace, che non può prescindere dalla valorizzazione dei suoi beni culturali, ambientali e artistici, indispensabili per qualificare l'offerta turistica e creare un flusso di presenze non solo estive, ma distribuite lungo tutto l'anno.
dell'anno. Convocata dal referente locale Nunzio Pipicella, si è svolta, prima delle elezioni regionali, l'assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Squillace. I partecipanti hanno riflettuto sulla situazione politica nazionale e regionale, assumendo un forte impegno nella campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria e per i prossimi appuntamenti politici. Il circolo didattico di Squillace ha organizzato una bella manifestazione per la festa del papà. L'iniziativa si è svolta in quattro momenti diversi e in quattro luoghi diversi. Il 20 marzo a Squillace, il 22 ad Amaroni, il 23 a Squillace Lido, il 24 marzo a Valle Fiorita. Ad esibirsi i bambini e le bambine delle seconde classi di tutto il circolo didattico, che hanno inscenato poesie, balli e canti dedicati al papà, guidati dai rispettivi insegnanti. Ed ora le notizie regionali. Non ci arrendiamo all'immagine che i media danno della nostra regione. Così il presidente della regione Loiero ha aperto la conferenza stampa seguita alla proiezione del film Il Volo di Wim Wenders, a cui hanno partecipato tra gli altri l'attore Giancarlo Giannini, che ha doppiato Ben Gazzara nella parte del sindaco, l'editore Carmine Donzelli e l'antropologo Vito Teti. Il presidente Loiero ha ricordato il momento emozionante in cui a Berlino, durante il summit dei premi Nobel per la pace per il ventennale della caduta del muro, Wenders disse che l'utopia vera non è la caduta del muro, ma ciò che avviene in Calabria, dove i rifugiati vengono accolti e ripopolano i paesi abbandonati. Ma non c'è solo Riace, ha detto Loiero, anche Caulonia e Signano hanno integrato gli immigrati. Sentiamo Loiero. E non solo siamo stati in grado di mettere insieme la tridimensionalità, che è stupenda, sono fotogrammi, sequenze bellissime, ma anche con una storia poetica prodotta, sceneggiata e diretta da un poeta vero che è Wim Wenders. L'Unione Europea ha puntato per la gestione delle politiche di sviluppo sulla centralità delle aree urbane. L'Europa ha individuato nelle città i nodi e i poli di eccellenza territoriale perché esse possano assumere un ruolo propulsore dello sviluppo per tutto il territorio di riferimento. Per questo, come Regione, abbiamo lavorato in linea con questo assetto attraverso un'azione di concertazione istituzionale ispirata allo sviluppo delle aree. Lo ha detto il presidente della Regione Loiero in occasione della sottoscrizione degli accordi di programma e delle convenzioni per l'attivazione dei progetti integrati di sviluppo urbano, PISU. Sentiamo Loiero. Sì, loro possono da domani spendere 220 milioni che, unita alle somme già stanziate per la mobilità, fa un gruzzolo di almeno 500 milioni. È stato possibile compierlo attraverso una forte sinergia e soprattutto attraverso il radicale cambiamento del rapporto della Regione Calabria con l'Europa. Il presidente della Regione Loiero, nella sua qualità di commissario straordinario per l'emergenza socio-sanitaria in Calabria, ha incontrato i giornalisti per illustrare il piano che prevede la costruzione dei nuovi ospedali in Calabria. I provvedimenti riguardano tre ospedali: Sibaritide, Piana di Gioia Tauro, Vibo Valentia, oltre a quello di Catanzaro, che dovrà prevedere l'integrazione con l'università, seguendo di conseguenza un iter ben più complesso. I provvedimenti ammontano complessivamente a 660 milioni di euro. Ai fondi per i nuovi presidi vanno aggiunti i 127 milioni di fondi europei per la realizzazione delle case della salute. Queste le parole di Loiero. È un impegno che avevamo assunto con i calabresi. Sappiamo quanto la sanità è stata nella tempesta in questo anno, però l'impegno, malgrado le traversie e le difficoltà, l'abbiamo portato a compimento. Noi abbiamo puntato molto sulle case della salute, che sono un avamposto sanitario nei territori. Ci sarà un attacco, ci sarà una risonanza magnetica, mobile. Noi puntiamo proprio per scongiurare questa ospedalizzazione selvaggia. Lo scheletro della cittadella regionale si leva dalle colline di Germaneto quasi inaspettatamente. Avevamo promesso di farla vedere ai cittadini prima della fine della legislatura ed eccola, potete vederne quasi l'intera struttura. È soddisfatto il presidente della regione Loiero in visita ai cantieri della cittadella regionale, mostrando ai giornalisti lo stato d'avanzamento della sede della regione. Percorrendo la statale che collega la strada dei Due Mari a Catanzaro Lido, la struttura è già perfettamente visibile, ma sentiamo le dichiarazioni di Loiero. Noi avevamo alcuni impegni che avevamo assunto con i calabresi provincia per provincia. Uno di questi impegni era la cittadella, che avremmo fatto vedere già prima della chiusura della legislatura,
cioè con un po' di piani sopra il suolo. Eccola, è questa qua alle mie spalle. Termina così questa edizione del nostro giornale. Grazie per l'ascolto. L'appuntamento tra 7 giorni.